Non posso negare che faccia caldo e con il caldo arrivano le idee, quelle belle, quelle delle vacanze. E quando si va in vacanza, che cosa succede? Che cosa capita? Che noi che facciamo questo mestiere dei videomaker, dei fotografi, dei creatori di contenuti digitali, dobbiamo per forza portarci il computer con noi. E molto spesso insieme al computer viene con noi anche un paio di cuffie. Ed è quindi per questo che oggi voglio parlarvi di un paio di cuffie che mi sono state inviate da questa azienda che si chiama MixCDR, un nome molto ma molto strano, che sono un paio di cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore. E sono molto curioso di provarle. Andiamo a fare un veloce unboxing di quelle che sono queste cuffie, di cui vi lascio il link in descrizione. Lo scatola sostanzialmente vuoto porta soltanto questa pochette grande dove all'interno troviamo il nostro paio di cuffie che sono anche molto eleganti, devo essere sincero, che andiamo a sfilare, il nostro paio di cuffie che sono, come dicevo, anche richiudibili tra le altre cose e un sacchettino dove troviamo un cavetto per la ricarica perché hanno la ricarica con USB, se non vado errato con micro USB esattamente, quindi troviamo un cavetto per la ricarica micro USB e un cavetto jack-jack TRS in ottavo. Questo cavetto ci permette di utilizzare le cuffie, oltre che in modalità Bluetooth, anche collegandole con il jack al nostro computer, che è una cosa che fa sempre, sempre molto comodo. Quello che a me interessava provare è vedere se queste cuffie sono adatte per montare dei video. O meglio, per essere utilizzate anche in ambito professionale, perché sono cuffie che costano davvero poco rispetto alla grande concorrenza. E oggi, essendoci questo nuovo mercato di prodotti concorrenziali alle grandi marche, mi sembra d'obbligo poter provare anche sistemi differenti. Ed è con questo video che, prima di passare e continuare con la descrizione di questo prodotto, voglio introdurvi quello che sarà un nuovo piccolo format all'interno del mio canale, quello delle tech review che saranno sempre orientate a gadget relativi al mondo del media creation, del videomaking, photomaking e quant'altro, ma comunque saranno completamente divise rispetto a quelli che sono contenuti proprio centrati sul mondo del video. Perché faccio questo piccolo cambiamento, o meglio, riorganizzazione? Beh, perché ho scoperto, mi sono reso conto, che voi amate tantissimo altre tipologie di contenuti. Allora, mettere un pochino d'ordine non fa male. Ma prima andare nelle conclusioni, mi faccio un paio di giorni di testa e vi faccio sapere come funzionano. Voglio essere realista e sincero, queste cuffie dal costo su Amazon di circa 80 € sono davvero fantastiche. Perché parlo di cuffie fantastiche? Allora, le ho utilizzate circa una settimana per lavorare e quando dico lavorare significa che le ho messe sotto torchio con il portatile, con il computer in ufficio. Io è vero, utilizzo Mac, quindi il sistema Bluetooth è molto molto veloce e significativo e devo dire che rispondono in una maniera eccezionale. Funzionano con i software di montaggio senza delay, o meglio, il delay c'è sempre per chi utilizza programmi di montaggio sa benissimo che esiste sempre un delay quando si monta con degli apparati acustici esterni, ma rispetto ad altre cuffie Bluetooth che io ho avuto in passato, queste, e vi parlo comunque di cuffie che vi ripeto, non sono di una grandissima azienda, un grandissimo marchio, sono davvero, davvero fantastiche. Uno, parliamo dell'ergonomia. Hanno una copertura completa dei padiglioni auricolari, cosa che a me fa impazzire. Due, estendibilità. Si estendono, quindi diventano belle grandi e riescono a coprire molto comodamente anche le teste più grosse, un po' come la mia. Terza cosa, per chi non vuole utilizzare il portacuffie che viene dato in dotazione, che comunque è ben costruito e ben fatto e le tiene ben protette, è possibile richiudere su loro stesse, quindi infilarle nello zaino.
La batteria dura tanto, non dura poco. Io non sono riuscito a scaricarla, quindi non so quanto effettivamente duri, non sono riuscito a trovare un'indicazione precisa per la durata della batteria, ma dura. E io ho lavorato con le cuffie accese circa 4 ore di fila e non si è scaricata. Le ho spente, le ho accese il giorno dopo, ho continuato a lavorare per un paio d'ore e non si è scaricata. Poi ho deciso di metterle sotto carica perché dovevo uscire, quindi non so la durata effettiva della batteria, e le ho sempre avute all'orecchio con e senza la cancellazione del rumore. Cancellazione del rumore che si attiva con questo tastino che troviamo qui in basso, la cancellazione del rumore, che a me non fa impazzire, cioè è ottima, è perfetta perché ci azzera quelli che sono le frequenze basse che abbiamo intorno a noi. Naturalmente non cancella i rumori, è impossibile riuscire a cancellare tutto, ma ovatta tantissimo. Io preferisco, per gusto personale, riuscire sempre ad avere un orecchio un po' ovunque, quindi tendo a tenerla disattivata per percepire anche quello che sento fuori. Ma già solo i padiglioni auricolari danno un ottimo isolamento acustico. La realtà delle cose è che non c'è tantissimo da dire, se non che sono delle cuffie davvero belle, sono belle da vedere, ottime nel design, costruzione davvero ben fatte perché sono in alluminio, certamente ci sono anche le parti in plastica e le parti in similpelle. Similpelle che comunque dopo un utilizzo abbastanza intensivo di una persona come me, che io ho una sudorazione, e come potete vedere già adesso sono completamente lucido perché ho una sudorazione molto molto eccessiva, non si è corrosa, non ci sono difetti già, non... E le ho utilizzate quasi una settimana, ripeto, molto ma molto intensa, in maniera molto intensa. E tra le altre cose è possibile, oltre che vengono regolate dal volume del computer, poter regolare ulteriormente il volume da questi tastini qui, molto comodi quando li abbiamo alle orecchie e possiamo salire e scendere. Tra le altre cose hanno in dotazione anche un microfono, quindi volendo ci si potrebbe anche parlare. Io non ho provato semplicemente perché per me queste cuffie, quando me le hanno proposte, le ho immaginate, pensate esplicitamente per poter lavorare, ma sono delle grandiose cuffie anche da intrattenimento. Infatti mi sono visto un paio di serie televisive con queste cuffie la sera nel letto e devo dire che il risultato è davvero ottimo. Devo giungere per forza alle conclusioni perché non ho null'altro da dire se non che sono delle ottime, ottime cuffie. Io vi lascio il link qui sotto in descrizione e vedrò se la stessa azienda ha a disposizione altri prodotti simili, perché se realizzano prodotti così di qualità vuol dire che ci sarà, c'è altro da scoprire, c'è altro da andare a cercare. Insomma, cos'altro dirvi? Io spero che questa piccola recensione vi sia piaciuta, spero che il nuovo format, come vedete, è cambiato anche un pochino il set, purtroppo ho il problema del rimbombo e dell'eco sempre, che cercherò di risolvere in qualche modo. Cos'altro dirvi ragazzi? Se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di seguirmi su tutti gli altri social network. Quindi, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.